22 gennaio 1944. È notte. Sulle coste del litorale laziale ha inizio l'operazione Shingo. Il sesto corpo da sbarco USA, comandato dal maggiore generale John Lucas, sbarca nel porto di Anzio. L'attacco ha lo scopo di prendere alle spalle le truppe tedesche attestate sulla linea Gustav e conquistare Roma. L'obiettivo sarà raggiunto solo 5 mesi dopo. Preceduto da un impressionante fuoco di sbarramento, il 22 gennaio, 5 minuti dopo la mezzanotte, 92 navi sbarcano sul litorale laziale tra Anzio e Nettuno, a circa 60 km a nord di Roma, il sesto corpo della quinta armata alleata al comando del generale Mark Clark. Lo stesso giorno arriva sulla testa di ponte il generale Harold Alexander, comandante delle forze alleate in Italia, assieme al generale comandante della prima divisione britannica, il generale Lucian Truscott, e il generale John Lucas, con la sua inseparabile pipa, comandante delle forze alleate sulla testa di ponte. La sorpresa è completa. Nessuna resistenza da parte dei rari avamposti tedeschi in zona. La strategia di Churchill sta per concretizzarsi. La presa dei Colli Albani taglierebbe fuori l'intera decima armata tedesca, attestata sulla munitissima linea Gustav, baluardo di Cassino, il cui tracciato parte dalla foce del Garigliano per finire in quella del Sangro sull'Adriatico. Ma nessuno si muove. C'è il timore di esporsi con forze a disposizione considerate insufficienti a una reazione tedesca, di cui non si conosce la consistenza. La mancata reazione degli alleati induce Hitler a prendere le misure necessarie. Il Führer promette a Kesselring, comandante delle forze tedesche, i rinforzi necessari per ricacciare in mare il nemico. Dalla stessa Germania, dai Balcani, dalla Francia e da vari punti d'Italia convergono unità che si concentrano attorno alla testa di ponte di Anzio.